Abbiamo trovato un tuo amico. Ecco, no, vedi, improvvisamente. Città che ti trovo facendo queste robe qua. Com'è? Tutto a posto. Ciao. Hai visto? Ciao. Tutto bene? Sì, sì, tutto a posto. Stavamo parlando di se un giorno volessi fare il direttore, cosa mi ha portato a pensarci, ecco, o a capire che potrei occupare questo ruolo. E io stavo parlando di aver scoperto comunque dei giocatori, poi sei arrivato e ti sono scoperto anche qualche cantante. Però devi fare anche il manager con lui, perché com'è la musica negli spogliatoi? Chi la decide? Cosa mettete? Ah, c'è un po' Paolo, no? Che si organizza. No, diciamo che a Paolo l'abbiamo fatto. Rilanciato, nel senso, sì, no, che l'anno scorso non abbia segnato, però quest'anno gli abbiamo dato la carica di Jimmy Sachs. Esatto. E da lì è preso il volo. C'è questa leggenda che da quando tu hai messo Jimmy Sachs, no, Pavoletti poi è diventato... Una cosa più che altro per scherzare con lui, diciamo che l'abbiamo messa, ma è stata una fatalità che poi lui è riuscito a segnare in continuazione, ma non è quello, giusto, sono scherzi da spogliatoio. Certo, però tu porti gli influssi napoletani, lui è sudamericani, poi chi c'è? Ok, si dice che è sempre un reggaeton andante, no? No, io porto la stessa musica del padre. Ok, infatti abbiamo visto anche con Pellegrini magari, no? Che mettete quella musica che... Sì, mettevamo anche perché... Ora lui è andato via. Però un bel rapporto anche con lui. Sì, sì, è un bravissimo ragazzo, eccezionale. Esatto. Però un'altra cosa molto bella che avete fatto insieme è essere andati a Madrid a vedere il Superclassico. Io l'ho fatto per lui, Esatto, perché tu hai una grande passione per il Boca. Io ti devo dire una cosa molto brutta. Io in Argentina simpatizzo la squadra, quella biancorossa. Però, che tra l'altro, insomma, poi a Madrid. Però detto questo, tanto andiamo verso la piazza. Detto questo, insomma, un'esperienza veramente bella. E inoltre avete conosciuto anche Modric e Ramos, se non sbaglio. Sì, ma diciamo che innanzitutto ringrazio Pata che... Era appena una settimana che si era operato al ginocchio e ha avuto sta forza incredibile di accompagnarmi in questa avventura. Poi grazie a Dario Serna siamo riusciti a trovare i biglietti, certo, e poi a conoscere questi due campioni che hai citato qualche secondo fa. Diciamo che è stata un'esperienza, anche se breve, ma ricca di contenuto. Ti piacerebbe giocare in Argentina? Avere quella faccia? Mi piacerebbe, sì, anche se penso che sia un po' impossibile, però è un campionato che da un punto di vista di grinta, di carattere, diciamo che mi rispecchia un po'. Comunque una volta avevi un piano dal Boca, no? No, questa è una novità, te l'ha scucita, dici tutto. No, diciamo che a un certo punto c'è stato proprio una parte della tifoseria che si era schierata dopo che era venuta fuori la notizia. Io Il fatto che l'italiano tifosi certo, di Boca, certo. Loro dicevano, sai, quelle cose che poi si dicono, certo. C'è stata un po' più di pressione da parte loro, ma richieste vere e proprie. Tra l'altro sei in buona compagnia adesso, perché c'è anche De Rossi che stanno spingendo, c'è Burdista che sta spingendo per averlo al Boca, quindi siete due italiani che vorrebbero, insomma, almeno un sogno nel cassetto, dai. Poi c'è anche Superastink, giusto? Sì, sì, esatto, io ce l'ho. Infatti tutto nasce perché siccome c'ho lo stemma tatuato sul braccio, esatto, e sui parastinchi c'ho lo stemma del Boca. È abbastanza per meritarsi, quantomeno un interesse, via. No, ma adesso il tifoso è una cosa, il calciatore è un'altra. Io sinceramente a volte scherzando si scherza, ma poi la realtà è lontana dalla fantasia. Certo. Senti, hai sentito un po' di canzoni dell'album? Che dici, promosso? Ha fatto un album devastante, ragazzi, credetemi. Sei contento dell'album? È venuto bene? Sì, no, è venuto bene. Domani esce il video, quindi da domani parte. Tra l'altro canti anche in italiano, oltre al singolo già uscito ci sono due canzoni in italiano, giusto? Sì, ecco. Sì, c'è una canzone italiana che... Com'è stato? Bello, bello. Poi il fatto di che non è il mio idioma, quindi mi hanno anche dato una mano per scrivere. Certo, certo. Però no, bello. Poi una cosa che mi piace un sacco è... Ci credo. Lo ami quanto il calcio, possiamo dirlo. Bene. Senti, Fabio, com'è? Insomma, non in campo, vogliamo sapere fuori dal campo com'è. No, tutto il un resto. Disastro. Tutto il resto vogliamo sapere. No, guarda, io con lui è stato particolare perché ci conosciamo non da tanto, ma è come se ci conoscevamo da una vita, perché abbiamo preso un rapporto subito. Poi avendo tutte e due famiglie, bimbi piccoli, l'approccio è
certo, ancora di più. Quindi è un ragazzo di famiglia, è un ragazzo normale, un quartiere che umile, quindi no, veramente certo, mi sono trovato con un grande Fabio. Giusto, vero. Possiamo confermare anche per lui queste... Fa piacere quello che dice, anche se io devo dire che io amo circondarmi dalle persone che mi fanno sorridere il cuore. Diciamo che lui ha centrato in pieno questo ed è entrato subito a far parte della mia vita. Direi che è una bellissima amicizia, però adesso devi dirci qualcosa che non sappiamo, perché è tutto bello, però adesso vogliamo sapere quelle cose che non si possono dire, dai. Se non si possono dire, non diciamo. Che noi vogliamo sapere, quindi devi dircele per forza. Dai, qualcosa di Fabio che magari... Che posso dire che non posso dire? No. Un po' scaramantico magari. Ah, ok. Mi hanno detto che ha sempre una frase che dice prima di entrare in campo. Una frase in napoletano. Sì. Beh, ma lui è stato tanto lontano. Ok. Se, com'è la frase? No, vabbè, è una frase che comunque... che è correlata a due film. Uno è Scarface e uno è, diciamo, Gomorra. Che ci sono sti ragazzi che mimano di sparare in spiaggia e urlano "ci mangiamo i colombiani", è un motivo per caricarsi, certo, e, certo. E spesso si fa nello spogliatoio anche perché Ciga prima della partita me lo vuole far dire. Che mai porta bene, quindi giustamente vuole... Qualche volta ha portato bene. Senti, ma quando vincete suoni qualcosa, improvvisi qualche canzone, come fa? In realtà la chitarra la uso soltanto in ritiro. Ok. E cosa suonate in ritiro? Il ritiro prossimo. No, io cerco di suonare un po' per tutti, una canzone che riusciamo a conoscere tutti per cantarla tutti insieme. Quindi. Però quindi i grandi classici italiani non potete... No, qualcuno me l'ha fatto imparare. Tipo? Quale? Sentiamo. Quelle delle... gli occhi azzurri, le bionde... La canzone del sole. Ok, ok, quella ok. Quella me la fanno suonare. Quella è il classico, esatto, quello è il classico italiano, proprio la base tutto tale. Senti, Pat, noi ti ringraziamo. Però prima, so che è una domanda facile, però lui è Wikipedia, giusto? Che sa tutto di tutto. Perché si chiama Pata? Lo sai? Per il piede. Bene. Promosso, dopo abbiamo un altro quiz, però insomma, dai, grazie di tutto. Bocca al lupo per tutto. Andiamo dopo. Buon giro.